Dovevo 31 regali a Lecce. Marta è un bel villaggio, a metà via, che, al pari di altri villaggi, è abitato da greci, la cui massima parte hanno conservato la lingua e la foggia di vestire. Così scriveva, nella seconda metà del Settecento, un illustre viaggiatore che percorreva le strade della terra d'Otranto alla ricerca di testimonianze antiche. Tra le tante vestigie del passato che costella nel paesaggio di Martano, il nostro interesse è stato catturato da un insediamento archeologico di età medievale, che costituirebbe un esempio unico di insediamento rurale. Probabilmente si trattava di un Corion, un villaggio aperto abbandonato nel corso del XVI secolo a causa della vulnerabilità agli attacchi dei turchi. Il sito di Abigliano è un villaggio medievale abbandonato. È situato in piena campagna in un'area esposta e pianeggiante. Dista 3 km dal paese di Martano, 2 km da quello di Zollino. L'area si presentava, prima degli scavi, diviso in una serie di campi intorno ad un'area incolta e risultava abbandonata. Molto probabilmente il casale aveva una forma insediativa dispersa, con case e fattorie sparse in un unico territorio. Il casale di Abigliano era collegato, attraverso una strada che da nord raggiungeva il villaggio, direttamente alla Traiana Calabra, che congiungeva il porto di Otranto col porto di Brindisi. Il sito sorge in un'area molto ventilata, che subisce l'azione erosiva dei venti dominanti, cioè scirocco e tramontana. Il terreno è altamente calcareo. La formazione del primo insediamento sembra risalire al VII secolo, forse dovuto ad un processo di famiglie che abitavano i terreni circostanti. Sicuramente il villaggio non aveva difese, ma continuò ad essere abitato fino al XV secolo. L'antico feudo di Abigliano, oggi situato nel territorio comunale di Martano, un tempo apparteneva al vicino comune di Zollino. Certamente non furono gli abitanti di Zollino, ma la popolazione residente nello stesso feudo di Abigliano a volere l'edificazione di questo luogo di culto. L'ingresso della chiesa è rivolto ad ovest e per paura di un crollo sono stati aggiunti due contrafforti obliqui. Sicuramente l'edificio nei primi anni del Cinquecento aveva una forma diversa da quella attuale. Fu ricostruita nel 1582, come riporta l'iscrizione in greco sull'architrave del portale d'ingresso. All'interno è visibile una volta a botte. Sulla parete ad est figurano tre arcate. Le decorazioni erano di tipo floreale e zoomorfe. L'edificio oggi risulta abbandonato e tutto intorno esiste una campagna che rimane incolta. Gli scavi hanno permesso di rinvenire una delle due altre chiese intitolata a San Giorgio, oggi ricostruita. La chiesa ha una pianta semplice, una navata unica a pianta rettangolare, con abside semicircolare e priva di fondazioni vere e proprie. L'ingresso, posto lungo il lato meridionale, risponde sia ad una tradizione costruttiva di origine greca, sia all'esigenza pratica di usare il lato meno esposto all'azione del vento. All'esterno vi sono altre tombe, molte hanno ospitato corpi di bambini.